Ma non per cartellino rosso, un cartellino rosa di felicità. Rosa di felicità perché secondo me, te l'ho detto prima, microfoni spenti, stai passando il tuo miglior momento da quando sei arrivato a Parma. Sei d'accordo? Sì, infatti perché la squadra sta vincendo pure, quindi dirò di sì. Dobbiamo continuare a vincere. Il campionato, se vinciamo il campionato sarebbe bene. Non è che sei obbligato a dirti sì, però l'anno scorso facevi tanti gol, l'anno scorso Baray era sempre festeggiato, era uno dei giocatori più acclamati, però adesso sono le giocate che fai. Hai scardinato quasi da solo, non diciamo da solo perché dopo D'Aversa si arrabbia, ti tiene le orecchie, la difesa del Pordenone, ieri a Bergamo hai tenuto il pallone nel secondo tempo, soprattutto dribblando, contro dribblando, cercando di far partire dei contropiede, magari non sei stato seguito da qualche compagno, però insomma stai facendo vedere qualcosa di importante. Io sto provando di fare il massimo, di dare il massimo al campo, è il mio piede mister, quindi sto provando di fare tutto che devo fare, sono obbligato a farlo, perché devo aiutare i compagni, devo fare quello che so fare. E la tua posizione la gradisci di più, diciamo, rispetto a quelli. No, dico piano perché non è che vogliamo offendere nessuno. Ora sono più libero perché mi lasciano giocare, il mister mi lascia più giocare, quindi faccio quello che so fare di me. Senti, nel secondo tempo con il Pordenone, vado un po' indietro. Il Parma giocava quasi con un 4-2-4, no? Eravate là davanti in qua. Però la tua posizione è una posizione strana, quasi come se fosse un 4-2-1-3, cioè tu giravi un po' dietro le punte, tant'è che giocando da sinistra sei andato a fare il cross a destra per munare quello del 2-2. È vero? È vero. Che lì era la partita che era un po' mischiata, dovevo andare dappertutto, volevamo subito risolvere la partita, per questo andavo da quindi era la voglia di andare dappertutto e il mister mi ha lasciato farlo. Siamo riusciti e va bene per noi. Senti, l'anno scorso hai fatto 20 gol, se non ricordo male, in campionato. Giocavi in fondo da punta. Quest'anno hai iniziato da centrocampista e poi sei passato punta. Ma da punta in Serie D, da punta in Serie C, in Lega Pro, cos'è cambiato nel gioco del Parma, nel tuo gioco? È cambiato tante cose perché sono i nuovi giocatori. Prima giocavo da mezzala, come hai detto, ero più. Non potevo, cioè avevo dei limiti, dicevo. Perché se giochi in questo ruolo devi fare delle cose semplici e non puoi rischiare tanto. E lì puoi fare quello che poi i compagni tanto mi chiedono. Lì quando vengo lì devo giocare semplice e quando sono lì posso fare quello che voglio. Quindi cambiano tante cose. Sono più vicino alla porta, sono più pericoloso. Senti, io ho un sogno, siccome io sono anziano, ormai ho capelli bianchi. E un po' di sogni bisogna vivere, no? Soprattutto la mia età. Io ho un sogno, tu sei uno dei più giovani della squadra. Ho un sogno che piano piano tu ci accompagni ancora dove il Parma è già stato, grazie alla famiglia Ceresini, dove il Parma ha già vinto. Te la senti o... No, non voglio farti firmare qui il contratto, perché non sono io né il procuratore e neanche Fagiano, anche se strutturalmente un po' ci siamo. Se mi ricordo male, l'avevo detto l'anno scorso che volevo fare la scalata col Parma. Io ho la voglia e la voglia c'è, quindi amo questa città, questa società, tutto, quindi sono tranquillo e voglio fare. Poi il calcio lo sapete bene di me, quindi cambia giorno dall'altro, però io il desiderio più grande è farlo col Parma. Però il calcio non so, il futuro mi dice, però lo voglio fare col Parma. Scusi, bisogna farlo più a mano, però già rinnovato. Certo. Cosa dici? Sì, secondo me adesso come adesso è stato l'acquisto più importante che abbiamo fatto quest'anno, perché era su conferma. È chiaro che in questo momento, già da un po', lui sta molto bene, si vede. Perché sta bene? Perché gli è stata data la fiducia che lui aveva bisogno. Cioè, questo io lo vedo proprio, cioè, lui ha avuto fiducia ancora nei suoi mezzi tecnici che sono, credo questo l'abbiano capito tutti, già l'anno scorso, sono enormi. Solo che aveva, si diceva, delle pause, aveva,
avendolo così responsabilizzato, caricato, dato di fiducia, lui adesso lo sta ripagando nel migliore dei modi, perché le sue qualità sono pochi grandi. Se lui riesce a mantenere questa voglia e questo impegno e unire le sue grandi qualità tecniche, questa sua disponibilità per la squadra, come ieri, ha fatto una partita straordinaria. Negli ultimi minuti ha fatto un recupero di tutto campo. Cioè, queste sono le cose che ti fanno capire che il giocatore sta bene, che il giocatore ha fiducia in se stesso. E questo è una cosa molto importante per il Parma, perché è un giocatore determinante per noi.